Siamo in compagnia di Roberto Bernet, del famoso studio Bernet. Roberto con il suo staff si occupa esclusivamente di stampa d'arte. Quando parliamo di stampa d'arte, i nostri amici che ci seguono già lo sanno, cioè non si tratta più, quando vuoi una stampa di alta qualità, di fare file e stampa. C'è un processo completamente diverso. Allora, praticamente il processo consiste innanzitutto nella consulenza del capire la persona con cui devo lavorare. Quando mi viene un autore, la prima cosa che chiedo è analizzare il suo lavoro, perché devo capire la sua anima, perché il mio lavoro è di traduttore, è quello di portare fuori l'essenza della sua immagine e dargli vita, quindi capire il tipo di carta giusto, capire i colori, come tirarli fuori, capire poi come essere presentata nel supporto e dargli vita. E poi deve essere fatto a regola d'arte, nel senso, col concetto di stampa fine art. Fine art è un concetto, la stampa d'arte è un concetto dove un'opera deve vivere, deve prendere forma e vivere. Quindi non faccio altro che prendere l'autore, analizzare il suo lavoro, quindi analizzare le sue immagini, dargli vita e poi lavorare tecnicamente come? Prendendo l'immagine, creando dei profili colori ad hoc su quella immagine, per quella carta, linealizzando la macchina e dicendo: tu su questa foto devi dare l'inchiostro in questa maniera. Io poi ho scelto, quando ho iniziato la mia attività, ho dovuto capire quale macchina in primis poteva aiutarmi ad essere saldo sotto questo punto di vista. E ho trovato Epson un partner eccezionale, sia per le sue macchine, che all'inizio nascevano come macchine proprio tanti anni fa per iniziare a fare le riproduzioni d'arte. Dalle riproduzioni sono passati a fare opere d'arte. Quindi hanno fatto uno studio, oltre che sulla macchina, anche sugli inchiostri. Qua abbiamo un esempio di una carta cotone, dove mineralizzando e profilando ad hoc l'immagine, dicendo come deve lavorare su questa immagine, questa macchina, e grazie anche ai suoi inchiostri, a tirare fuori dei colori che solamente la carta colone tende ad assorbire, e invece riesco a tirarli fuori come dei neri, dei voluti e dei colori intensi. In effetti, in queste opere di Antonella Natali sembra quasi, da queste stampe sembra quasi che ti vengano quasi addosso, esatto. No? È solo una questione di, oltre che di interpretazione, anche di capacità di capire l'autore e di capacità tecnica di tirare fuori queste immagini grazie ai macchinari. Epson in questa è l'unica, secondo il mio punto di vista, che abbia le macchine, gli inchiostri che riescono a creare tutto questo sistema. Ma non finisce solo nella realizzazione della stampa, poi c'è il modo anche di presentarla, quindi una cura dettagliata, quasi millimetrica, alla perfezione. Cioè, noi tendiamo alla stampa perfetta e al montaggio perfetto, quindi utilizzando gli adesivi che durino nel tempo, che siano a pH neutro, che non vanno a intaccare l'opera, supporti che non ingialliscono, che non tendino a rovinare l'opera. Quindi utilizziamo o plexiglass originali, quelli tedeschi che li hanno inventati, o Dedi Bond, tedeschi anch'essi. Oppure anche qui Epson è una delle poche che dà degli inchiostri che mi danno la garanzia che durano nel tempo, e questo mi ha portato a scegliere di diventare anche il laboratorio di Graphy. Quindi grazie alla mia capacità di consulenza e di capacità di tirar fuori determinati lavori, ho deciso di appoggiarmi anche con un supporto di Graphy che garantisca i supporti che utilizzo, che mi dicano che le macchine funzionano bene, che utilizzo sempre questi tipi di inchiostro, che lavorano bene, che non abbia difetti. Oltre, lavoro molto importante in un laboratorio che sto iniziando a fare, a detenere l'archivio degli autori, e quindi ogni volta che io utilizzo come laboratorio il timbro di Graphy, carico su un server esterno l'immagine dichiarando l'edizione di quell'immagine e che esemplare ho creato e in che data. E questo tutela ulteriormente contro le frodi, perché è una sorta di archiviazione, e questo è fondamentale nel mondo della fotografia d'autore. Che altro dire? Noi tendiamo a realizzare la perfezione per dare vita all'essenza delle anime degli artisti e che i fruttori possono godere. Ragazzi, se ancora non fosse stato chiaro il lavoro di chi è, come Roberto Bernet e il suo studio stampa fine art, significa veramente mettere l'anima nella stampa, non solo tecnica e tecnologia. A questo in qualche maniera ci pensa Epson con il suo supporto, ma una capacità di interpretazione, una sensibilità. Gli artisti vengono a me perché non è che vogliono un laboratorio, vogliono il mio cervello, la mia anima, la mia cultura. È quello che mi ha differenziato e mi ha portato oggi a stampare per i più grandi autori, quali Luigi Erba, Mario Cresci, Giuseppe Mastromatteo, Steve McCurry.
il target di grandi persone, di grandi maestri che sono stati loro stessi, sono stati i miei maestri, oltre che nel lavoro, di vita, che oggi ho l'onore di essere stato al loro servizio per dar vita alla loro immagine, alla loro anima. Ecco Roberto, hai appena toccato un tasto per me particolarmente sensibile, parlando di Steve McCurry, che come ci dicevamo anche prima, quasi quasi il premio Nobel della fotografia. Se no, se... I sette più grandi fotografi del mondo, in effetti. Ecco, voi avete interpretato a questo punto e stampato alcuni dei suoi più importanti lavori per una mostra che c'è stata fino a poco tempo fa a Roma, giusto? Fino al Macro Testaccio di Roma. Ed è stata una delle esperienze più forti che ho avuto la fortuna e l'onore di vivere. Conoscere un personaggio di un'umiltà straordinaria e nello stesso tempo di un rigore per la perfezione della sua fotografia, perché lui non si limita solo a creare lo scatto nella sua mente e a livello concreto con la sua macchina fotografica, ma è una persona che studia sul file o sul negativo o sulla diapositiva per poi realizzare l'immagine con i tagli, i colori, le lavorazioni che un tempo si facevano in camera oscura, che oggi si fanno nella, quello che io chiamo, la camera chiara. E siamo stati in studio a lavorare parecchio sulle sue tonalità di colore, su come ottenere lo stesso effetto che si otteneva un tempo con i Cibachrome, proprio perché lui scattava in diapositiva e oggi scattando in digitale ci sono delle differenziazioni abbastanza importanti, ed è stata abbastanza dura riuscire a ottenere le stesse tonalità, le stesse intensità, senza stravolgere il file e mantenendo la stessa morbidezza e sensibilità delle immagini. E mi posso ritenere una persona molto fortunata sotto questo punto di vista. In questo senso io sto rosicando parecchio, perché Steve... Non l'avrei mai detto neanche io nella mia vita, perché da piccolo ho detto, cavolo, questi personaggi grandissimi che tu riguardi come se fossero degli dèi, che poi in realtà scopri di essere persone semplicissime come me e te, e non ti fanno sentire a disagio, anzi, tutt'altro, ti sembra proprio di stare come a tavola. E che è una cosa per me fondamentale, perché il rapporto che poi creo con gli autori non è più un rapporto distaccato, nasce un'intimità, una sorta di matrimonio, e questa è la più grande bellezza del mio lavoro. E quindi ti trovi in quelle situazioni di totale armonia e che non avresti mai detto nella tua vita, e per me sembra di essere veramente arrivato a toccare veramente il cielo con un dito, perché stai realizzando con questi autori un sogno, mai conosce, sai, quando ad esempio un cantante che vede ad esempio Vasco Rossi dice e che poi in realtà nasce un rapporto così intimo. È un'esperienza che veramente mi auguro che tanti possano vivere, questa emozione. Anima, arte, tecnica e tecnologia della stampa fine art.